Perfetto, l'atterraggio dell'aereo da turismo che porta il dottor Enrico Piaggio e che è stato ideato e costruito nei complessi industriali di Finale Ligure. Giornalisti e addetti commerciali di ogni parte del mondo sono convenuti a Pontedera per assistere ad un evento che ben si può definire fausto per l'industria e il lavoro nazionale. Non differisce apparentemente in nulla dalle tante sue sorelle, il micromotore intorno al quale gli operai si affaccendano con un pizzico di commozione. Eppure esso simboleggia la sintesi di 10 anni di applicazione, ricerche, miglioramenti, di ostacoli brillantemente superati, di unanimi consensi internazionali. Perché questa è la milionesima Vespa che si appresta a lanciarsi sulle strade del mondo. Messi in fila, i micromotori che da qui sono usciti coprirebbero il percorso Reggio Calabria-Bolzano. Queste spericolate evoluzioni costituiscono una eloquente dimostrazione dei pregi di questi popolari mezzi di locomozione, che hanno contribuito in tutti e 5 i continenti a tenere alto il nome del lavoro italiano.